Ciao e bentornati su Ciacchiazione, io sono Valerio Novara. Per capire chi sia Ezra Miller dobbiamo tornare allo scorso marzo in un bar delle Hawaii, dove l'attore viene arrestato dopo aver urlato parolacce, sputato in faccia a un cliente e afferrato il microfono di una donna che cantava al karaoke. Una delle prime cose che si sente dire dall'attore nel video di 3 minuti della bodycam della polizia, che è circolato poi dopo l'arresto, è qualcosa che probabilmente gli agenti non avevano mai sentito prima. Mi filmo quando vengo aggredito per l'arte crittografica NFT. Una volta fuori, Miller, sudato e arruffato, con una giacca nera, pantaloni bordeaux e una cravatta rossa, sbraita contro la polizia. Vuole i nomi di tutti gli agenti, vuole il numero dei badge. Quando loro tentano di perquisire le sue tasche, l'attore ripete più volte: "Sono transgender, non binario. Non voglio essere perquisito da questi uomini." E quando l'hanno chiamato sir, signore, in inglese, ha risposto secco: "Questo è un atto di fanatismo intenzionale e un crimine d'odio." Miller, che usa la formula neutra they, them, dice di essere stato perseguitato illegalmente per un crimine senza designazione e che gli ha dato tremendamente fastidio il fatto che la polizia abbia usato le manette e che comunque in quel bar era stato assalito da un gruppetto di nazisti, a suo dire. La polizia ha risposto: "Avrebbe dovuto dircelo invece di scappare." Quando la polizia svuota le tasche di Miller, trova dei proiettili Nerf in polistirolo e li mette in una busta di plastica, insieme all'unico accessorio che collega la persona in manette al film su cui si regge la sua acclamata carriera e i 200 milioni di dollari della Warner Bros. Un anello con il suo supereroe preferito della DC Comics, Flash. Quell'arresto è solo una svolta in una spirale discendente, confusa e preoccupante, già segnalata dai vecchi amici di Ezra, sempre più in difficoltà nel capirlo. Quello che è evidente è che negli ultimi 2 anni Miller ha messo a repentaglio non solo la sua di carriera, ma anche la sicurezza e presumibilmente quella di altre persone. Dal 2020 l'attore, tra l'altro, è stato accusato di crimini e abusi compiuti un po' ovunque. Ha lanciato una sedia che ha colpito una donna in fronte, ha minacciato una coppia nella loro camera da letto e ha rubato il portafoglio e il passaporto alle Hawaii. Ha stretto le mani al collo a 2 sconosciuti in Islanda, si è introdotto nella casa di un vicino nel Vermont per rubare alcolici. A giugno sono stati emessi 2 ordini di custodia contro Miller. Il primo è stato presentato in un tribunale del North Dakota da un uomo d'affari nativo americano e da sua moglie per conto del loro figlio 18enne. Entrambi accusano Miller di aver adescato, fatto il lavaggio del cervello e abusato emotivamente del loro ragazzo, un attivista indigeno non binario che Miller ha conosciuto quando l'altro aveva solo 12 anni. Il secondo è stato richiesto da una madre del Massachusetts che sostiene che l'interesse di Miller per il figlio non binario di 12 anni abbia messo a disagio lei e il bambino. L'attore però nega entrambe le accuse. La Warner Bros. Non ha commentato nulla sul suo supereroe di punta e ha rifiutato di parlare, ma sembra che l'agenzia dell'attore, la CAA, abbia suggerito a Miller di farsi vedere da qualcuno. Il 15 agosto, tra l'altro, Miller ha finalmente ammesso di essere nel bel mezzo di un'intensa crisi e ha dichiarato: "Ho capito che sì, soffro di profondi problemi di salute mentale e ho iniziato a curarmi davvero, ma voglio scusarmi comunque con tutti coloro che ho spaventato con il mio comportamento. Mi impegno a fare il lavoro necessario per tornare a una vita sana, sicura e produttiva." Nelle ultime settimane la rivista Vanity Fair ha parlato con più di una dozzina di persone che hanno incrociato Miller negli ultimi anni, alcune delle quali hanno lavorato a stretto contatto, vissuto con lui nella fattoria del Vermont. La maggior parte parla di una salute mentale traballante che lo stesso Ezra ha riconosciuto, più l'uso delle droghe, la mania delle armi e affermazioni assurde. Dicono che l'attore ha abusato verbalmente ed emotivamente di coloro che lo circondavano e che si riferiva a se stesso alternativamente come Gesù e il diavolo. Alcuni hanno anche detto che Miller abbia coinvolto il supereroe che ha interpretato come se fosse vero. Ha detto, per esempio, "Flash è colui che riunisce i multiversi, proprio come Gesù."
Tutto questo rappresenta una strada inquietante per Miller, cui esordio, ricordiamo, è avvenuto a 19 anni con l'interpretazione in Dobbiamo parlare di Kevin, il film drammatico sulla strage scolastica del 2011. L'anno successivo ha dato prova della sua bravura con l'interpretazione carismatica nel film Noi siamo infinito, e da allora l'attore è passato da film indipendenti come Effetto Lucifero a una vera e propria celebrità in franchising, comparendo anche al fianco di Johnny Depp nella serie spin-off di Harry Potter Animali Fantastici, che ha incassato circa 1,8 miliardi di dollari. Nelle interviste Miller si è a lungo presentato come outsider di Hollywood e un campione queer che confonde i confini del genere e sembra piacergli provocare. L'attore ha offerto ai giornalisti della marijuana nel bel mezzo di un'intervista e ha parlato in modo incomprensibile al Comic Con mentre indossava lingerie di seta come un personaggio sexy di Super Mario Bros. La schiettezza di Miller sulla sessualità e sull'identità di genere gli ha fatto guadagnare una reputazione di empatia e progressismo, oltre a riconoscimenti entusiastici su internet come icona del queer, l'eroe di cui abbiamo bisogno in questo momento e il nostro re non binario. Tra l'altro nel 2018 GQ Style ha messo Miller sbattuto in copertina e ha scritto: "Ti prego Dio, dici che la prossima generazione di star del cinema sarà come questa". All'inizio di agosto l'amministratore delegato di Warner Bros. Discovery ha dichiarato agli investitori di essere ottimista su The Flash e che il film comunque sarebbe andato avanti con l'uscita nelle sale prevista nel 2023. L'Hollywood Reporter, tuttavia, ha riferito che la casa di produzione aveva pensato di abbandonare addirittura il film. 4 giorni dopo, però, Miller ha rilasciato un'altra dichiarazione contrita in cui ha affrontato in prima persona i suoi complessi problemi di salute mentale. L'idea che The Flash fosse a rischio è stata un campanello d'allarme, ha detto il rappresentante dell'attore. Miller e il suo agente si sono poi recati presso la sede degli studi a Burbank in California per scusarsi di persona della pubblicità negativa ed esprimere un rinnovato impegno. L'attore comunque starebbe lavorando con i produttori di The Flash per girare altre scene e attualmente comunque l'uscita del film è confermata per il 2023. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Iscrivetevi al canale di Ciacchiazione e seguiteci anche su Facebook e Instagram. Ciacchiazione.